Tilio Melis, mi sta chiamando. Pronto Tilio, guarda. Ciao Tilio, ci sono anch'io. Metti viva voce. Ciao Tilio, ciao, tutto bene? Sei andato a fare la biciclettata stamattina come tutti gli anni? Da che sempre. Il giorno. Il Santo Stefano. Il Santo Stefano vanno ogni anno a vedere il presepe che fanno azzai. Fanno bene, ragazzi. Poi lo facciamo pure vedere. Ma che bello. Facciamo pure vedere. Bambinello, il bambino Gesù, il bue e anche l'asinello. Amici là, vi vogliamo fare un appello. Allora, tutti quanti, se dovete rubare qualcosa, perché andare a rubare le statuine del presepe? Oh, valgono 1,20 euro l'una, le trovate dappertutto, c'è bisogno di andare a rubare. Allora, se dovete rubare qualcosa, andate a rubare qualcosa di valore. Di valore. Allora, andate nelle spiagge, nelle campagne. Nelle campagne. O nel fiume, è pieno di plastica, vale molto di più di tutte quelle statuine che avete rubato. Esatto, andate, prendetela, raccoglietela a bustoni, invece che andare a prendere, esattamente. Andate, prendete tutta la plastica che volete, ve la mettete in casa, la rivendete, non lo sapete quello che volete. Tenete nei mobili. Almeno fate un'opera di bene. Esattamente. E vale anche di più, cioè 3 statuine, ma vergognate. È una vergogna, veramente. Ma poi adesso, poverini, Maria e Giuseppe, senza il bambinello. E sono da soli, non hanno neanche il caldo della mangiatoia, li hanno portati via gli animali. Non hanno più il caldo, non ne hanno nessuno che li scaldi. Poi ti stanno adorando. Non adorano più il bambinello, che adorano. Vergognatevi comunque. Che vergogna, Vergognatevi. Rubare un bue all'asinello. Rapire un bambinello. Un conto è rubare la coppa del mondo. Un conto è rubare in banca. Però rubare il bambinello. Rubare le statuine del presepe non è roba da uomini d'oro. Assolutamente no. No. È vergognoso. È roba da figliacchi. Figliacchi. Vergognati.